non mi fa impazzire la roba Yin e Yang, quindi boh, non lo so proprio, quindi ora mi limito nel lavare la pentola, andare a fare la pipì e poi cucinare. Vi sentite un po' raccomandati, che gli altri non possono sapere che sono in età possibile di un'indietta trampolare, quindi arriveranno comunque adesso in live. Adesso quando cucino vado nella Sabri Game. La Sabri è la più forte. Ragazzi, come lavo io le pentole non lo fa nessuno. Margot e Lupin, ma se una si chiama Fujiko perché sarebbe la versione di Margot, non posso chiamare Margot e Lupin. Se no è una coppia. Voglio provare tipo due nomi che c'entrino con. Che c'entrano tra di loro. Infatti il sale e pepe mi è piaciuto, più che altro pepe mi piace, sale un po' meno, perché chiamare un gatto sale non mi fa impazzire in realtà, cioè, ma poi no raga, non posso chiamarlo sale perché ho già Salem, cioè no raga, ci ho pensato ora, non posso, perché poi chiamo sale, si girano in due, no, Mila e Shiro, e bisogna capire se sono maschi o femmine, perché non sappiamo ancora se sono maschi o femmine. Non lo so, minco, mi ha lavato bene la pentola, mamma mia. C'è ancora il pomodoro qua. Ah, ok, no, è solo uno schizzo. Vabbè, adesso me lo dite. Comunque, bestie. Ah, vado a farla qui e mi connetto dall'altro account. E ci vediamo tra un minuto. Siete i miei raccomandati dello zoo di Sashina. Ciao, bestie. Buzz e Woody. Se sono due maschi, li voglio chiamare Buzz e Woody. Oppure Buzz e Jessie. Oppure, non lo so, che bello. Che bella idea. Ciao, amici. A tra poco nel Sabri Gamer. Quindi sarebbe carino, loro voglio fare una lezione tipo allena lo youtuber e c'è la pelle del salmone qui, vabbè, dettagli. Porca troia, non ho detto quella parola, non l'ho detta, l'avete solo immaginata, scusate, ogni tanto capita, perché l'olio è bello caldo e se il salmone brucia ne riuscirò a comprare un altro. Comunque, dicevo, mi stavo finendo di tagliare i pomodori. Che merda il pesce, ma perché anche a me non è mai piaciuto il pesce? Puntame, ho iniziato a mangiarlo con Sasha perché mi ha tra virgolette obbligato, oppure mi portava... Ah già, qui non c'è la restrizione, hai ragione. Oppure mi portava a sushi e lui iniziava a mangiarlo e ho scoperto che tipo per 20 anni non ho mangiato pesce perché sono arrivata da tale incoglionita. E quindi, e poi oggi ho visto le maglie, raga, perché venerdì, sabato e domenica ho fatto 3 mercati e porto le maglie nuove, che ovviamente non ci saranno sul sito e non ci saranno in fiera, perché per ora sono solo i mercati. Le ho viste, sono stupende, cioè una è la non sono stata io la t-shirt, che è stupenda, l'altra è quella nuova con Sasha, che è una cosa meravigliosa, bellissima, stupenda, raga, meravigliosa. Infatti metto i pomodori a sfrigolare insieme alla cipolla rossa, perché se non prendi la cipolla rossa non sei niente. Un secondo che bevo, è importante bere per mantenere la nostra idratazione naturale. Infatti adesso mi vedete come sono molto più arzilla. No raga, ma che tette enormi, no. Non è anche reggisena. È la maglia di Papa Vegas che mi fa queste boobs enormi. No, in realtà è chiuso, però vabbè, non siamo lì. Dicevo, allora, Max Pezzalici, raga, io stanotte, quanti di voi c'erano alla live di stanotte? Io stanotte verso, cos'era? No, ma 11:30 ho fatto una live dove tipo giocava Sarabanda e io mettevo le canzoni e la gente doveva indovinare i titoli. A un certo punto arriva mia madre, no raga, arriva mia madre e io dicevo, mi raccomando raga, dite il titolo della canzone. Allora ho mentato con quella Disney, i cartoni animati, a un certo punto metto Eccoti, inizia la canzone, tutti che scrivono Eccoti, arriva mia madre, Max Pezzali. Mamma, è un'ora che dico di mettere il titolo, tu esci con Max Pezzali. Poi aspettate, c'è la chicca. Metto
la canzone Come trovare una scusa per una parola. Inventatevi il T9, che il T9 ci dava anni fa. Adesso è il correttore automatico, non il T9. Lei non sa neanche che non esiste il T9 nell'iPhone, ma è il correttore. Però, I flusso with you. Vabbè, è così. Sabri, il 19, che cos'è il 19? Ah no, è il T9, ok, avevo letto male. Comunque, I flusso with you, mentre il mio salmone cuoce e anche i miei pomodori cuociono, io alzerei un filino la fiamma. Intanto mi porta a vedere ancora i cats. Ah, devo togliere il coso qua. Allora, però tutti i cats, perché io non ho preferenze. Questo fa schifo. Poi c'è il mio amore grande, che è un po' gelosina dei nuovi cats. Nessuno ti vuole, fai schifo come gatto. Puoi andare via, schifoso. Non è vero, Arturo, ti voglio un sacco di bene. Mamma mia, il mio Arturo. Il mio Arturo gli piacciono i grattini al sederino. Mamma mia. La mia preferita. Poi abbiamo la mia piccola signorina che farà da mamma ai due arrivati. Eccola qua. Poi qui piccolo Calem. Mamma mia. Qui c'è Zaco, mamma mia, e poi eccolo qui Leone, il mio Leone, il patat... Si è addormentato. No, dai, si è addormentato Sasha. Non mi sono addormentato. Sì, te l'ho beccato che ti sei addormentato. Posto. Che guarda! È uscito adesso, è uscito. È uscito? È uscito perché voleva distendersi, guarda come si è disteso. Ma chi è ora il tuo gatto preferito? Non ho gatti preferiti, non ne ho neanche uno. Non ho il gatto preferito. Io neanche. Non ce l'ho il gatto preferito. Mirta, non ho il gatto preferito, avete capito? Ah, dov'era Fuji prima? Adesso vi faccio vedere dov'era. Comunque, gli stavo dicendo, papi, che a me Yin e Yang non piace, quindi stavamo valutando per quando sapremo se sono maschio o femmine Woody e Buzz, perché Woody e Buzz, o anche Bullseye. Certo che chiamare un gatto Bullseye sarebbe troppo figo. Bruttissimo. Bullseye. Ehi, Bullseye. Mamma mia, sei proprio carino tu. Yin, proprio, yin. Proprio carino. Non mi piace, raga, Yin. Non puoi chiamare un gatto Yin. Che schifo. Yin. Ma fa schifo, Yin. Leone. Yin. Yin. Non è Yin, amore. Yin. Non è, non si legge Yin. L'hai inventato tu non che... Non ho detto J. Yin. Ma non si legge Yin. Adesso te la do una testata, non è la gente. Andiamo. Vabbè, fa schifo comunque, io le chiamo Woody e Buzz. Andiamo? Tac, dai, vieni, non fare il geloso. Vieni. Vieni. Latte e caffè, ma potrò chiamare dei gatti latte e caffè? Ma che problemi devo avere per chiamare dei gatti latte e caffè? Tu cosa vuoi? Sto parlando con te. Sto parlando... Questo è il salmone nelle... nella pentola, no vabbè, in realtà non me lo sono dimenticata, era cioè, per dire, avete presente, sai quando si dice per dire. Allora rimetto il telefono, ok, precisamente qui, ok, e ora giro il salmone, un secondo, senza bruciarmi, vorrei girare il salmone, perfetto, si sta cuocendo perfettamente, vediamo anche i pomodori. Si stanno cuocendo perfettamente anche i pomodori. Alzerei un filo la fiamma. Ecco. Cosa mi raccontate adesso? Ricomincia il tutorial. Ma ora il tutorial non è molto difficile. Nel senso, c'è da finire di cuocere il salmone, finire di cuocere i pomodori, unire e mangiare. Ecco, tutto qui. Vabbè, dicevo, questa settimana vi vedo venerdì a Cassano Magnago, sabato a Sesto San Giovanni, domenica a Senago. E penso che in queste tre tappe molti di voi li vedrò tutti e tre i giorni. Perché siete dei deficienti e quando sono le cose vicine voi mettete le tappe. Perché ormai è giusto, avete fatto amicizia tra di voi. Quindi è anche bello che sia così. Poi, ecco, voglio farvi una domanda per domani. Voi domani preferireste, perché domani faccio una live, domani non pubblico video. Voi preferireste una live di fitness oppure una live di videogiochi? Voglio sapere questa cosa, perché in base a quello io, raga, oggi a un certo punto avevo i gatti in braccio, ok che pesavano niente, ma le mie gambe si sono tipo, non riuscivo per camminare, un dolore atroce, ve lo giuro, le mie gambe erano traumatizzate dal dolore di ieri. Quindi vorrei sapere se domani volete videogiochi oppure fitness, vediamo. Videogiochi, fitness, videogiochi. Videogiochi,
Fitness. Abbiamo le idee molto chiare. Uno dice uno, uno dice l'altro. Fitness, videogiochi, fitness. Fantastico, raga, che bello, le idee chiare. Videogiochi perché mi fa male tutto, è vero. Però c'è da dire una cosa, se si fa videogiochi, il vostro fisico non ci guadagna. Potremmo fare magari, che ne so, mezz'ora di videogiochi e mezz'ora di fitness. Non lo so, adesso vediamo. Non saprei cosa scegliere, fitness perché sono una balena, fitness. Però starei più votando fitness di... È che io non so se dopo aver fatto fitness ho le forze per giocare anche qualcosa. Non è facile, ragazzi, eh. Voi dovete tenere presente che non è facile fare fitness e poi giocare ai videogiochi, eh. Avete capito? Comunque, bestie, i miei pomodori sono quasi pronti. E adesso vado là dai miei animali. Veramente sono i miei animali. E basta. E poi dovete andare a vedere il video di oggi, che l'avete visto in pochi, e dovete andare a vedere perché è bellissimo. Mentre il mio salmone cuoce, io mi sto grattando il sedere e voi non lo potete vedere. No, potete vedere, quindi grazie per il sedere. Ho fatto anche la rima perché sta andando in testa. Quindi vi mando un bacio e dopo faccio una live per cenare. E buonanotte a voi, anzi buona serata a voi, e buona pappa a noi. Ciao bestie, un bacio.